Beh, allora, mi date il telefono perché vorrei fare dei collegamenti, tra cui il vescovo, cioè, sì, grazie Carmela. Abbiamo un messaggio del vescovo Romeo che fra poco vi faccio sentire, intanto per Donne e Società, la dirigente dell'Archimede, Maria Teresa Cirmena. Maria Teresa riceve questo premio perché è una donna che dirige una scuola come l'Archimede, insomma, ci vuole tenace. Abbastanza. Intanto grazie Corrado, grazie Caffè Letterari, ecco, per questa attenzione nei miei confronti. E mi corre l'obbligo oggi, appunto, che celebriamo la donna, raccontare semplicemente la mia storia di una donna che si è spesa tanto per raggiungere il proprio obiettivo. Perché io avevo 17 anni quando lavoravo e studiavo. Quindi frequentavo il liceo scientifico. Era il quarto anno del liceo scientifico, mi presento a Noto per il diploma, per conseguire il diploma come insegnante. Quindi conseguo il titolo, continuo il mio quinto anno al liceo scientifico e nel contempo, in quell'anno, venivano assegnati gli incarichi come docente nelle scuole rurali, docente doposcuolista. Quindi uscivo dalla scuola, all'epoca alle 13.30, e mia madre mi accompagnava con la macchina perché alle 14 io già dovevo essere in questa scuola rurale. Arrivavo a casa, mi mettevo a studiare, eccetera, eccetera. All'età di 19 anni vinco il concorso come insegnante di scuola primaria, all'epoca si chiamava scuola elementare. E continuo a studiare. Potevo anche fermarmi, però studiavo, poi passai alla scuola secondaria di primo grado e il mio obiettivo era quello di diventare dirigente scolastico, all'epoca si chiamava direttore didattico. E non vi dico quando partecipai al primo concorso, perché altrimenti risalita alla mia età, che non sono così giovane. Però vi dico soltanto che all'epoca mi preparavo a Catania e ecco, sono quelle parole che poi ti tornano come donna e ti fanno tanto riflettere, perché questo professore che preparava me e quattro uomini mi disse all'epoca: sa signorina, è difficile superare questo concorso perché le signorine ci sono una serie di cose che fanno sì che insomma questi concorsi vengono superati prettamente da uomini, ed era fondamentalmente così. La realtà oggi è cambiata, però è cambiata fino a un certo punto. Oggi noi celebriamo la donna così come dal 1976, quando le Nazioni Unite decretarono proprio questa giornata, ma risultati ce ne sono stati. La strada è ancora molto molto lunga da percorrere, perché ancora oggi cosa ricordiamo noi? Donne sottomesse, donne che piangono tutti i giorni, e credetemi ce ne sono tante, tante per svariati motivi, perché intanto io parto dal presupposto che la tua indipendenza economica, caro Corrado, dà la tua libertà. Questo è il messaggio che trasmettiamo tutti i giorni ai nostri studenti, alle nostre studentesse, quando ci sono momenti di scoramento o di incapacità
io la prima cosa mi chiamo e dico: ma che cosa vuoi fare nella tua vita? Allora aspetti che qualcuno ti sposi e sarai sempre lì con la manina a chiedere 10 euro? Perché questa è la realtà, questa è la realtà, è inutile che ci nascondiamo dietro chissà che cosa, ma fondamentalmente libertà e anche indipendenza economica. E senza istruzione non vai in nessun posto. E allora io oggi direi che la nostra attenzione va ancora a quelle bambine e ragazze che sono più di 120 milioni nel mondo che ancora non frequentano la scuola. La nostra attenzione va a quelle donne, in modo particolare a quella donna che è stata uccisa perché non indossava come in modo corretto il velo islamico. E sono passati tanti anni, ma si muore ancora vittime di tanta violenza. E un obiettivo che ci poniamo, il 2030, e il quinto obiettivo che è previsto da Agenda 2030 è quello di raggiungere la parità del 50% fra uomini e donne. E viviamo tutti i giorni, e io ho diretto sia un istituto comprensivo, quindi dove la presenza, ecco, dei bambini dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado e adesso da 4 anni un istituto superiore, e questi stereotipi già alla scuola dell'infanzia. Io mi ricordo, passavo dalle sezioni e dicevo alle maestre per i miei giorni di scuola il fatto già di fare indossare il grembiulino rosa e azzurro, e dico: ma la motivazione! E ci riuscì, avevano tutti un grembiulino che era verdolino, e allora li ho completamente destabilizzati un po', però poi da una riflessione, perché mi dicevano: ma sì, c'è il grembiule della sorellina, quindi non lo possiamo utilizzare. Dico, sono delle piccole cose che questo... sempre questi schemi ben precisi, e se sei donna e ti metti la gonna è leggermente più corta, viene notata e vieni allora guardata in un certo modo. Io spero in un futuro migliore, non per noi oramai il dato è tratto, ma per le nostre generazioni future. E un'altra riflessione che mi corre l'obbligo, appunto dirigendo un istituto superiore, dove la scelta ancora delle nostre ragazze, perché la scuola che io dirigo ci sono ben 7 indirizzi e ci sono ancora, la maggior parte delle ragazze scelgono solo e semplicemente indirizzi dove ci sono materie e indirizzi prettamente umanistici. Quindi all'ITIS abbiamo 2 ragazzine femmine su 190 studenti. Allora, eccetera, eccetera, non mi soffermo, ma una riflessione va fatta, e quindi qua dentro vedo anche dei genitori che dovete mirare a quello che è il posto di lavoro delle vostre figlie. E allora, considerato che le professioni del futuro sono le STEM, nel senso che gli indirizzi universitari che danno una prospettiva futura di lavoro sono ingegneria, sono biologia, informatica, e allora perché ancora, e siamo nel 2023, e quando devono scegliere un indirizzo di scuola e magari convochiamo i genitori per svariati motivi, e mi viene ogni tanto di proporre: ma sa, c'è questo indirizzo, ma non è adatto a mia figlia perché è femmina. Allora, io con Cinzia, qui oggi presente, anche lei
è stata attenzionata e ci spendiamo tutti i giorni. E io penso che il mio lavoro è pesante, articolato, e come donna, ecco, capite bene, assumo il ruolo di donna in primis, perché questo mi è stato relegato, perché sono una donna, ma cerco di sopperire a tutto, quindi alla famiglia, e dare il massimo nella mia attività lavorativa. Ma una cosa ve la devo dire, forse essere donna e essere donne, abbiamo quella sensibilità in più, e consentitemi, che gli uomini non avete, e non la potrete mai avere, purtroppo, perché sì, questo è... Io sono nato l'8 marzo, quindi mi trovo... Ma sei solo nato l'8 marzo! Io spero, ecco, che ci sia questa sensibilità, perché spesso quello che manca nell'uomo è emozionarsi, ma non perché non lo vuole fare, perché vivere le emozioni, vengono intese queste emozioni, il piangere, come qualcosa di essere inferiore. Allora, quello che oggi noi celebriamo, spero che si vada sempre nella direzione non di celebrare la donna, di celebrare la donna e l'uomo che insieme percorrono questa vita terrena nella comprensione e nell'amore e nel rispetto. Nel rispetto, perché in primis sempre io torno certamente ad essere colei che educa insieme a tutti gli altri e al nostro corpo docente, perché ci diamo anche noi delle indicazioni spesso su come gestire determinate situazioni. E allora specialmente perché ci stiamo ragazzi nell'età dell'adolescenza, che è l'età più delicata, e allora li invitiamo sempre al rispetto reciproco, perché solo in una società dove ci si rispetta a prescindere dal proprio sesso, e allora non ci saranno più guerre, ci sarà solo amore e un futuro migliore. Grazie intanto per l'attenzione che oggi avete portato nei miei confronti. Grazie ancora. Viene a portare il premio un'altra Maria Teresa. Grazie. Allora,